Uomini e donne, Tina Cipollari messa a tacere da un cavaliere, stai buona. Uomini e donne, il cavaliere zittisce l'opinionista, stai buona. In questa nuova puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, le polemiche non sono certo mancate. E ad un certo punto Roberta di Padua ha smentito un cavaliere mostrando dei messaggi sul telefono in cui ha fatto vedere a tutti di non essere mai stata pressante nei suoi confronti. Da lì a poco è intervenuto Gianluca, che ha preso le sue difese scatenando non poche polemiche in studio. Difatti Roberta l'ha accusato di essersi prima girato tutto il parterre femminile e poi ci avrebbe provato con lei. Durante un ballo mi ha detto di essere carina, ma te ne sei accorto adesso? Prima usciva con Cristina e le altre, mi ha detto di aver avuto problemi di cervicale, mi ha detto che per questo non vedeva le ragazze in studio. L'uomo si è però subito difeso, asserendo di aver fatto una semplice battuta. Da lì a poco ha cercato di prendere la parola Tina Cipollari, la quale è però stata zittita in malo modo dal suddetto cavaliere. Tina, stai buona. Tina Cipollari non ci sta e sbotta duramente contro il cavaliere, non ti rivolgi così con me. L'opinionista di Uomini e Donne non c'è però stata a subire questo atteggiamento, tanto che si è immediatamente rivolta a Gianluca consigliandogli di darsi una regolata. Senti, allora, te stai buona, già mi suona male, non vorrei fare proprio caos. Successivamente la Cipollari, la quale ha lanciato un avvertimento a Gemma Galgani, ha messo in guardia l'uomo facendo notare di starsi tenendo. Guarda che mi sto tenendo, però a me queste frasi buttate là da un tipo del genere io proprio non lo accetto . Quest'ultimo non si è però scomposto più di tanto chiedendo la cortesia all'opinionista di farla finita. L'opinionista non molla il colpo con il protagonista del dating show, cerca di saperti comportare. Tina Cipollari ha quindi cercato di calmarsi, asserendo senza indugio di credere che il suddetto cavaliere di Uomini e Donne non sia affatto capace a comportarsi con le donne. Cerca di saperti comportare perché già a lei hai dato della ridicola e non mi sta bene. Quest'ultimo è però tornato ad attaccare l'opinionista. Stai buona su, e la Cipollari è andata su tutte le furie. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi per annunciare che è arrivata una donna per conoscere proprio Gianluca. L'opinionista ha quindi colto la palla al balzo per attaccarlo. Ancora chiamano per questo? Ma cosa ci possiamo aspettare da uno come questo? Maria deve essere cambiato il parterre.